Gestire i DNS del tuo dominio è facile. Per farlo accedi al pannello di controllo admin.aruba.it con lo username @aruba.it e la password con i quali gestisci il tuo dominio. All'interno del pannello clicca a sinistra su Dominio e poi Gestione DNS e Name Server. L'interfaccia ti consente di gestire i principali record della zona DNS del dominio. Vediamoli in dettaglio. La prima sezione ti consente di scegliere la delega dei name server autoritativi. Puoi scegliere tra i name server di Aruba e quelli di un altro gestore. Cosa cambia a livello pratico? Se si sceglie di utilizzare name server esterni, ad esempio quelli di un servizio come Wix o Cloudflare, si delega al gestore esterno tutta la configurazione dei singoli record DNS della zona del dominio. Se si desidera utilizzare il servizio di posta Aruba o la PEC su dominio Aruba, è necessario utilizzare il pannello di gestione DNS del gestore esterno per impostare gli MX Aruba sul secondo e sul terzo livello certificato PEC. Nel caso utilizzassi uno spazio web esterno, quindi, ti conviene valutare se ti è più pratico usare i name server Aruba e puntare lo spazio all'esterno tramite specifici DNS o puntare i name server all'esterno e seguire le procedure indicate nelle guide dedicate per il puntamento dall'esterno ai servizi Aruba. Se hai scelto di utilizzare name server esterni, il pannello ti chiede semplicemente conferma nel caso di un servizio senza posta. Nel caso di un servizio con posta, ti chiede come intendi configurare il record MX per il dominio. Se scegli la voce «Il record MX reindirizza la posta elettronica direttamente o indirettamente sui server di Aruba», viene mantenuta la possibilità di utilizzare la webmail ed il servizio di posta non viene sospeso. Ovviamente, come detto in precedenza, per utilizzare effettivamente il servizio di posta Aruba e per far sì che le caselle di posta create con Aruba siano raggiungibili, è necessario utilizzare il pannello di gestione DNS del gestore esterno e puntare agli MX Aruba, come indicato nelle relative guide. Cliccando Salva o OK in base al servizio di partenza, il pannello si riduce alla sola gestione di questi record e compare il pulsante Gestisci. Cliccandolo si accede alla configurazione. Occorre indicare almeno due host per gli DNS. Devono essere diversi tra loro, appartenenti allo stesso gestore e, nel caso di domini.it, devono avere un indirizzo IP differente. Per inserire il primo host, compila i due campi e poi clicca Aggiungi. Sarà possibile inserire il secondo ed eventuali ulteriori host con la stessa tecnica. Inseriti gli DNS, clicca Prosegui per tornare alla schermata precedente. Per terminare, clicca Salva configurazione e poi Conferma. Se invece decidi di utilizzare i Name Server Aruba, hai a disposizione le altre sezioni dove configurare i vari puntamenti. Nella sezione Record A trovi già salvati gli host relativi ai servizi Aruba. Se hai un hosting, il record vuoto e il record www ti mostrano dove è puntato lo spazio che deve essere mostrato quando viene digitato il nome del tuo dominio, rispettivamente senza e con il www. Clicca Gestisci per accedere alla configurazione. La modifica o l'inserimento di un record prevede un host alfanumerico e un indirizzo IPv4 a cui puntarlo. Inseriti i record che ti interessano, clicca Prosegui per tornare alla schermata precedente. Tramite la sezione MX è possibile configurare la gestione della posta del dominio. Scegliendo Usa Mail Server di Aruba, la configurazione è automatica. Scegliendo Altri Mail Server, se è attivo un servizio di posta, viene chiesta conferma di come gestire gli MX del dominio. Nel caso tu voglia utilizzare un servizio esterno, devi scegliere Il record MX reindirizza la posta elettronica su server esterni. Per la compilazione è necessario ottenere dal provider esterno il valore o i valori da indicare nel campo host e la priorità da assegnare. Gli host vanno indicati singolarmente e poi aggiunti tramite l'apposito pulsante. Al termine clicca Prosegui per tornare alla schermata precedente.
Tramite la sezione CNAME è possibile configurare record meglio conosciuti come alias, perché alternativi a record A, AAAA e altri CNAME già esistenti, per collegare un nome alias a un nome di dominio vero o canonico. Ad esempio, www.esempio.com potrebbe essere la stessa cosa di esempio.com. Anche in questa sezione troverai record già configurati per i servizi Aruba. Si impostano cliccando il pulsante Gestisci. Il pannello invita ad indicare un host, il nome del dominio e un valore alias nel campo CNAME. Clicca il pulsante apposito per aggiungere e al termine clicca Prosegui per tornare alla schermata precedente. La sezione Record.txt è importante perché serve per diversi servizi quali la verifica della proprietà chiesta da Google, il collegamento a Microsoft 365 e protocolli di sicurezza per la posta come SPF, DMARC e DKIM. Per inserire record clicca Gestisci e con la consueta tecnica di inserimento singolo aggiungi un record per volta. Per l'inserimento di record esterni di altri fornitori è necessario seguire le istruzioni e le sintassi fornite dal gestore. Nel caso della verifica della proprietà di Google o Microsoft 365, il campo host deve essere lasciato vuoto. In tutti i casi, non è possibile lasciare spazi vuoti prima o dopo una stringa testuale nell'host. Ricorda che se utilizzi il servizio di posta Aruba, SPF, DMARC e DKIM sono già preattivati con valori di default e che DKIM non è personalizzabile. La sezione Record SRV solitamente è usata per servizi di telefonia e messaggistica Jabber. Nella configurazione del Record SRV sono richiesti Host, Wait Port Target, Priorità. Una volta compilati tutti i record che ti occorrono, dalla schermata principale clicca il pulsante in fondo Salva configurazione. Il pannello chiede di cliccare Conferma per salvare, avvisando che non sarà possibile effettuare ulteriori modifiche per circa 10 minuti successivi al salvataggio. Tutte le modifiche relative ai DNS possono richiedere fino a 24-48 ore per la propagazione. Per specifici casi d'uso, come il puntamento a piattaforme esterne quali Wix, Weebly, Shopify, eccetera, puoi consultare la guida che trovi in descrizione.